presenza della situazione dell'insegnamento, del pluralismo dell'insegnamento dell'economia all'interno delle facoltà e quindi dell'università. Ma è una domanda non semplice, perché la situazione è abbastanza diversa in Italia rispetto a altri paesi. Sicuramente diciamo, noi veniamo in Italia da una tradizione critica eterodossa, anche marxista, che però è stata lentamente abbandonata perché una carenza di insegnamento a livello di dottorato in Italia ha spinto sempre di più i docenti a inviare gli studenti più bravi a studiare all'estero, dove si studiavano fondamentalmente la cosiddetta economia mainstream. E poi questi giovani sono tornati in Italia e progressivamente hanno adottato questo tipo di approccio anche in Italia, per cui oggi quella tradizione eterodossa post-keynesiana legata agli insegnamenti di Keynes a Cambridge si è persa in quasi tutti i dipartimenti. E l'insegnamento poi varia molto a seconda in Italia dei dipartimenti, ad esempio a Roma 3 è ancora c'è una forte componente di insegnamento eterodosso. In Toscana hanno messo in piedi un dottorato fatto molto bene, che ha una pluralità di approcci e non insegna solo economia mainstream. Ma quello che sta accadendo, più che dal punto di vista dell'insegnamento, riguarda il reclutamento dei docenti, e cioè prima a livello ministeriale, poi nelle commissioni che valutano i docenti a livello nazionale, è passata quest'idea che fare l'economista, essere professore di economia, vuol dire pubblicare nelle riviste mainstream. E chi pubblica su riviste di tipo eterodosso viene di fatto emarginato. Quindi c'è un processo di selezione che tende a escludere tutti i professori che hanno un approccio critico, che si rifanno a diciamo, teorie alternative a quella mainstream, e questo si traduce ovviamente nel diciamo, progredire dell'insegnamento solo mainstream nelle università, cosa che ormai è abbastanza generalizzata. Ci sono ovviamente un sacco di eccezioni e anche io, che sono certamente sono un economista, mi reputo un economista eterodosso, sono un'eccezione, ma fino a un certo punto, perché anche diciamo, i criteri di valutazione degli studenti dopo la laurea si basano sulle loro conoscenze dell'economia mainstream. Quindi noi non possiamo smettere di insegnare l'economia da libro di testo classico americano basato sull'ottimizzazione, sull'agente nazionale e quant'altro, per insegnare solo economia eterodossa. Quindi dobbiamo un po' destreggiarci nel fare entrambe le cose. E credo però che non siamo arrivati agli estremi dell'economia statunitense, dell'accademia statunitense, in cui ormai l'economia è una branca della matematica, per cui gli studenti si insegna come sviluppare dei modelli matematici che non hanno quasi alcun contatto con la realtà, per cui poi gli studenti giustamente protestano perché una volta che hanno superato i corsi avanzati di macroeconomia si accorgono che tutti i modelli che hanno imparato non servono a nulla per capire cosa succede nel mondo, soprattutto in un momento di crisi. È un argomento complicato, anche perché se io volessi insegnare economia eterodossa ai miei studenti nelle lauree triennali, l'economia eterodossa è un po' più complessa dell'economia mainstream, no? E quindi gli studenti potrebbero, diciamo, più facilmente essere allontanati dall'economia to cure. La mia strategia personale è quella di concentrarmi sugli aspetti istituzionali, cioè il mio studente deve sapere quali sono le possibilità che il governo del paese ha in campo economico, quali le possibilità che la banca centrale ha, come funzionano gli accordi internazionali, per cui che sono tutte informazioni indipendenti da una specifica teoria, per cui cerco di diciamo, dare ai miei studenti quel bagaglio minimo
di competenze tecniche che gli consentono di capire chi ha la responsabilità di fare che cosa e quindi di valutare poi autonomamente se un certo governo sta perseguendo degli obiettivi oppure no, e anche quali sono le ricadute in termini di distribuzione del reddito e di potere di certi gruppi economici di ogni particolare politica. Quindi diciamo, non credo che in Italia si svilupperà come in Inghilterra o negli Stati Uniti un movimento di protesta contro l'economia mainstream. Forse in qualche facoltà come la Bocconi sarebbe anche opportuno che si sviluppasse, però diciamo la situazione italiana forse è un po' diversa da quella anglosassone.